È arrivato Corradini, dal cognome sembrerebbe quasi che si chiama come me pare, ma no, lui di nome fa Giovanni, quindi è arrivato Giovanni, altro giovane talento italiano di proprietà della Fiorentina, ha firmato con lo Spezia fino al 2026, dopo aver vinto la Coppa Italia tra le giovanili della Fiorentina e essersi comportato decisamente bene, sembrerebbe in prestito al Pro Vercelli in Serie C. Centrocampista dinamico, sembrerebbe appunto uno di quei giovani su cui vuole puntare la squadra bianca e giocatore ideale per il calcio secondo Alvini. Daniele scrive: "Venta le basse, doi pochi in tasca", commentando il video del dopo partita, delle impressioni a caldo dopo la partita col Südtirol. Ebbene sì, la piazza sembra richiedere ancora un difensore e un attaccante d'esperienza, ma la proprietà e la società sembrano continuare a puntare su giovani di belle speranze e di talento, non solo perché si possano esprimere meglio sul campo, ma anche per ragioni economiche. Staremo a vedere. Avanti tutta!